Dopo la prima dello scorso maggio al Teatro Don Bosco di Capernianica, Cremarena ha accolto lo spettacolo teatrale Non sogno morto di Gabriel García Pavesi. A distanza di qualche giorno dalla ricorrenza della strage di Via D'Amelio, un'occasione di riflessione per gli spettatori che hanno assistito ad uno spettacolo la cui trama si articola in quattro atti. Riportano in vita i momenti salienti di una stagione, che era la stagione stragista d'Italia negli anni 90, con i personaggi secondo noi più importanti sicuramente da ricordare. Lì abbiamo Borsellino, sì, ma abbiamo i testimoni di giustizia, Rita Atria, Pieraiello, abbiamo una scena all'interno del 41 bis, del carcere di massima sicurezza, abbiamo un collegamento con l'oggi, col presente, dove c'è una giornalista che ci interroga e ci appunto chiede a che punto è questa battaglia, questa lotta alla mafia. Un lavoro importante quello della compagnia Caggio Volonté nella preparazione di questo spettacolo. I protagonisti infatti provengono da diversi ambiti professionali, dimostrando capacità e disinvoltura nell'interpretare diversi personaggi all'interno dei quattro atti. Nulla è stato lasciato al caso per l'allestimento delle scene. In fase di preparazione la compagnia ha avuto anche la consulenza della scenografa Chiara Marazzi per quello che si può definire come un esempio di teatro documentario, con gli atti che contengono audio originali che raccontano quei momenti. Applausi dei presenti al termine della rappresentazione, con gli auspici della compagnia Caggio Volonté, ma anche degli spettatori e degli amministratori presenti, di poter portare lo spettacolo fuori dal territorio e coinvolgere, in questo territorio e anche al di fuori dei confini provinciali, le scuole.